Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego dove trovare questa build completa, il set del prelato del fuoco. Buona visione! Siamo all'altopiano di Altus, ti mostrerò tutto il tragitto da fare per arrivare a quel castello. Bisogna andare a percorrere la via del monte di Gelmir, quindi proseguite da questa parte. Velocizzerò il video per farvi capire meglio dove andare. Ok, eccoci qua. Una volta arrivati, quando lo incontriamo per la prima volta, una volta ammazzato, ci darà così quella bella mazza, ok? La prima volta. Poi per ottenere l'armatura bisogna farmare, quindi dovete sempre raggiungere un punto di grazia più vicino, ritornare qui, ucciderlo sempre finché non vi darà l'armatura completa, ok? Ora io lo ammazzo, ovviamente l'ho mancato. Riproviamo, ok, ed eccolo qua. Quindi, ci ha dato così il pastorale dell'inferno, la sua arma, e ora non ci resta che ritornare di nuovo a qui e farmare. Non siate tristi, basta ritornare qua sempre. Però c'è un altro modo per ottenere più velocemente gli oggetti preziosi, quindi le zampe di gallina. Ok? Ora vi faccio vedere. Ok, io adesso accelero il tempo fino alla notte ed eccomi qua. Mi alzo. Vado nell'inventario, ma mastico così, cioè strappo quella zampa di gallina, quella d'argento. Ovviamente per ottenere questa zampa di gallina basta la zampa di gallina a quattro dita che si ottengono ammazzando gli uccelli, la lucciola d'argento e il frutto di rova. Il frutto di rova si trova dappertutto ormai, dappertutto, nei cespugli, nella terra, dappertutto proprio. Appena vedi un cespuglio trovi il frutto di rova. Io adesso strappo così questa zampa di gallina in salamoia d'argentata. Ritorno là, lo ammazzo di nuovo, l'ho ammazzato più o meno 10 volte. Dopo averlo ammazzato 10 volte, mi ha dato tutto il set completo. Tutto il set. Ok, non mi resta che riprovare, quindi ritorno qua altre 5, 6, 7, 8 volte finché non mi dà la sua armatura, ok? E rieccoci ancora qua. Quindi questa è la volta buona, adesso vi faccio vedere cosa mi ha dato. Ecco, l'elmo da prelato del fuoco, ok? L'abbiamo ottenuto, quindi riprovate, riprovate sempre finché non vi darà altri pezzi dell'armatura. Ok, prima di questa scena qua l'ho ammazzato già 3 volte, quindi questa è la
quarta volta da quando ho preso l'elmo, quindi ho tenuto così i pantaloni. Sto usando sempre quella zampa di gallina in salamoia d'argentata, quindi usatela sempre per risparmiare anche un po' di tempo. E adesso ritorno di nuovo là e ritorno qua, lo ammazzo e voilà, e ottengo tutto il set. Ok, vediamo un po'. Ok, questa è la corazza da prelato del fuoco senza il vestito rosso addosso, quindi è un po' strano questa cosa. Quindi non so proprio come ottenere quel vestito rosso addosso a questa corazza. Quindi non ci restano solo, cosa manca? I guanti, solo i guanti. Ok, solo i guanti. Ah, un po' pesante, quindi tolgo questa e voilà. Ok, ragazzi, siamo arrivati così alla fine del video, quindi vi ringrazio molto per questa visione. Siamo riusciti ad ottenere tutto il set completo, anche i guanti, ed è anche bella robusta questa armatura. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, ti consiglio di iscriverti, lasciare like, attivare la campanellina per non perderti altri tutorial su Elden Ring. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!